Torna per la 31esima edizione il 18 e il 25 novembre al Codma di Rosciano Sapori ed Aromi d'Autunno, il salotto del gusto 2018. Sapori e Aromi è una vetrina dei sapori della terra marchigiana, delle eccellenze del territorio che nella sua nascita nel 1988 rivolge l'attenzione alla qualità dei prodotti e alla loro conoscenza, consigliando regole base per una sana alimentazione e consumi consapevoli, favorendo la cultura alimentare e non di meno l'economia del territorio. Anche quest'anno sarà riservata l'attenzione particolare alle popolazioni marchigiane colpite dal sisma nel 2016, ospitando come gesto di solidarietà in spazi espositivi gratuiti associazioni e aziende agricole di quei territori. La manifestazione trasformerà la struttura del CODMA in un salotto da gustare con oltre 100 espositori attentamente selezionati nel tempo che rappresentano al meglio le eccellenze regionali in tema autunnale con tutti i prodotti tipici di questo periodo dell'anno. E quindi è una, diciamo, una raccolta nell'arco degli anni che abbiamo fatto di queste aziende che producono le cose migliori della regione, e il pubblico ha una garanzia, diciamo, in un'area dove è piena, completamente piena di produttori, quindi l'attenzione è dedicata soprattutto a loro. Ci sono tutte le altre manifestazioni a partire, dico, dalla torta inaugurale che il maestro Cesani anche quest'anno del Caffè del Pasticcere offrirà soprattutto ai bambini che saranno presenti del coro tra le note della scuola di Bellocchi, che inaugureranno insieme alla banda la manifestazione. Ma Sapori e Aromi è una manifestazione che ha la coda lunga, infatti non chiuderà domenica 25-11, ma proseguirà con il Baccalà Fest 2019 e le repliche con una nuova ed esclusiva iniziativa che andrà ad arricchire l'estate della Riviera Fanese regionale. Gustosa Fano Pasta Fest, il festival mediterraneo della pasta artigianale di prossima programmazione. Sarà un impegno molto gravoso per noi, ma che potrà coinvolgere tutta la Riviera Fanese nella degustazione, nell'assaggio di tutti i tipi di pasta che possiamo trovare in Italia e non solo.